Da tempo ha acquisito il soprannome di Incrocio della Morte a causa dei numerosi sinistri stradali con esito tragico che si verificano quasi regolarmente nell'incrocio regolato da semaforo. Stiamo parlando dell'intersezione fra la statale 16 Adriatica e la statale 67 Tosco-Romagnola, la Ravegnana, nel tratto Ravennate. La messa in sicurezza dell'arteria è di competenza di ANAS e in base alle rassicurazioni di questi giorni sembra certo che i lavori per rendere più sicuro l'incrocio prenderanno il via entro il prossimo mese di aprile. Per realizzare i lavori saranno necessari almeno 6 mesi e saranno realizzati dall'impresa Staccone S.p.A. di Roma, in ATI con la MBS S.r.l. che si è aggiudicata l'appalto entro quest'anno. Per dare ufficialmente il via alle attività di cantiere è stata indetta per il 26 febbraio una riunione in prefettura alla presenza di ANAS, del Comune, della Provincia e degli altri soggetti coinvolti nell'opera di riqualificazione dell'incrocio, attesa da tanto tempo. Dall'amministrazione comunale di Ravenna è stato confermato l'avvio dell'opera ad aprile. Sarà realizzata una rotonda che finalmente dovrebbe porre fine alla tragica serie di incidenti che si sono susseguiti nel corso degli anni e che con l'istituzione del fotoread e la successiva multa per coloro che attraversano l'incrocio col rosso ha solo in parte risolto il problema.